Filo diretto con l'informazione. Il presidente della regione Puglia Emiliano con il dirigente della ASL Bari Antonio Sanguedolce hanno presentato in un piazzale della Fiera del Levante di Bari 20 nuove ambulanze in dotazione alla ASL di Bari per ospedali e rete 118 acquistate con fondi europei. Abbiamo investito una somma cospicua, ha detto Emiliano, per rafforzare la flotta del 118 della ASL di Bari. Proprio in questi giorni si rileva un accesso molto forte ai pronto soccorso, forse a causa del caldo e anche a causa dei tanti rinvii rispetto al Covid. Queste ambulanze serviranno subito, immediatamente impiegate. Sono ambulanze moderne, dotate di tutti i dispositivi rianimatori necessari. La scelta del DG Sanguedolce è stata intelligente e necessaria, ha concluso Emiliano. Concerti, arte, trekking, escursioni in bicicletta e incontri per dialogare sul futuro. Sono oltre 40 gli appuntamenti organizzati dalla manifestazione Naturarte che da oggi fino a dicembre vuole far scoprire al pubblico i parchi naturali, il territorio e le comunità della Basilicata per unire in un processo virtuoso cultura, storia, benessere, bellezze paesaggistiche, sostenibilità ambientale e turismo consapevole. Si percorrono luoghi incontaminati e di grande bellezza in un unico lungo sentiero che è la rete dei parchi della Basilicata e che permette di inoltrarsi in quasi 200.000 ettari di verde. Si fa trekking nel parco della Murgia Materana, in quello nazionale del Pollino e nel parco di Gallipoli Cognato e Piccole Dolomiti Lucane, nel parco nazionale Appennino Lucano Valdagri Lago Negrese e in quello del Vulture. Tra le tante attività proposte da Naturarte ci sono anche escursioni e percorsi in bicicletta, eventi e spettacoli teatrali nella natura, laboratori artigianali, concerti ed esercitazioni di costruzione di strumenti musicali, workshop artistici, seminari di poesia, incontri e momenti di approfondimento con ospiti anche internazionali sui temi di sostenibilità, ambiente, biodiversità e green jobs. Si parlerà di vulcanologia, i fenomeni sismici, del complesso rapporto tra astronomia e musica, dell'assestamento forestale e di energie rinnovabili. Sono previsti anche percorsi guidati in località rurali, nei borghi più suggestivi come Brienza, San Severino Lucano, Abriola, Noepoli, Montescaglioso e Pianelle, luoghi che mettono a disposizione le residenze artistiche e coinvolgono le comunità locali. Per conoscere il programma completo e per prenotarsi gratuitamente basta visitare il sito naturartebasilicata.com. Una donazione completa di apparecchiature diagnostiche è stata donata dal gruppo di Vella al presidio territoriale di assistenza di Rutigliano in provincia di Bari. Un ecografo multifunzionale di alta gamma, un holter cardiaco, un holter pressorio e un elettrocardiogramma portatile per esami a domicilio. Strumentazioni già in piena attività per le quali quest'oggi il direttore del distretto sociosanitario di Mola, Giuseppe Carminucci, ha organizzato una breve presentazione nel PTA di Rutigliano. Un modo per ringraziare Francesco Di Vella, amministratore dell'omonima società che ha sede proprio a Rutigliano, rappresentato nell'occasione dal figlio Domenico Di Vella assieme al direttore amministrativo della ASL Capochiani, al sindaco della città Giuseppe Valenzano e agli operatori sanitari, con l'auspicio che il nostro atto, ha detto Di Vella, possa essere da esempio per altri imprenditori della nostra terra, stimolandoli a dare supporto a tutte le attività di prevenzione e cura delle patologie. Questa donazione, ha sottolineato Capochiani, non è solo importante per il valore in sé delle strumentazioni, ma soprattutto perché ci restituisce la visione lungimirante di un imprenditore che guarda al futuro con ottimismo. Creare un corpo speciale ausiliario alla Guardia Costiera composto da pescatori per salvaguardare le aree marine protette, supportare i progetti di ricerca o realizzare interventi coordinati di pulizia del Mar Ionio e Tirreno. È l'obiettivo del progetto Sentinelle Blu presentato a Slow Fish dalla Regione Basilicata, il CREA Basilicata e il Flag Coast to Coast Basilicata. Le prime attività di formazione nel comparto della piccola pesca artigianale costiera inizieranno questo mese con l'obiettivo di coinvolgere le marinerie tirrenica ionica. Intendiamo costituire un corpo speciale coordinato per la difesa del mare coinvolgendo tutti i pescatori lucani, spiega il direttore del Flag
Drag Coast to Coast Basilicata Salvatore Lobreglio, che possa essere di supporto a tutte le attività marittime 365 giorni all'anno, con attività di monitoraggio per il mondo della ricerca, i servizi portuali, le aree protette, la sicurezza della navigazione e con interventi concreti di pulizia del mare. Al comparto della piccola pesca artigianale costiera devono essere riconosciuti compiti aggiuntivi rispetto ad oggi, sostiene Lobreglio, per incrementare gli addetti e sviluppare nuovi interessi e nuove attività. Il pescatore deve mutare la propria professionalità, gli va riconosciuta una nuova funzione diventando una sentinella blu che interagisce con altri soggetti. I vigili del fuoco del comando provinciale di Taranto sono stati impegnati in oltre 40 interventi per spegnere gli incendi che si sono sviluppati su tutto il territorio provinciale e che hanno impegnato le 8 squadre disponibili, mezzi di supporto e autobotti di maggiore complessità per le caratteristiche del territorio e la vastità delle zone colpite. Gli interventi nel comune di La Terza, in Contrada Gaudella, nella zona prossima allo stadio di Grottaglie, nei pressi del fiume Chidro di Manduria e in Contrada Mammarella, sulla strada che da Martina Franca porta a Ceglie Messapica. Oltre 30 ettari di territorio sono stati interessati dalle fiamme, per lo più sterpaglia ma anche macchia mediterranea. La sala operativa del comando provinciale ha ricevuto per tutta la giornata numerose e continue richieste di soccorso. Al via alla stagione dei saldi nella maggior parte delle regioni italiane. La data nazionale è stata fissata proprio per il 3 luglio, ma c'è chi ha deciso di avvantaggiarsi, come ha fatto la Sicilia, dove i saldi estivi sono iniziati giovedì 1 luglio con 2 giorni di anticipo rispetto alla data nazionale. La scelta di ritardarne l'avvio è invece stata presa quest'anno solo in Puglia dal 24 luglio e in Basilicata dal 2 agosto. Una boccata d'ossigeno per il mondo del commercio fortemente penalizzato dall'emergenza Covid e dai periodi di lockdown. Secondo Confcommercio è una partita da 2,6 miliardi di euro che prevede una spesa per famiglia tipo in media di 171 euro e di 74 euro in media persona. Più ottimista è invece la FISMO, l'associazione delle imprese del commercio moda aderenti a Confesercenti, che sulla base di un sondaggio curato da SVG prevede una spesa media di 285 euro a famiglia, pari a 124 euro a persona, con una forte polarizzazione. Un italiano su 3 si terrà sotto i 100 euro, mentre il 20% spenderà più di 200. In ogni caso si è ancora sotto i livelli pre-Covid della stagione 2019. Momenti di paura a Oria, in provincia di Brindisi. Un'auto con a bordo 5 ragazzi è andata a sbattere contro un'abitazione in via Epitaffio, tranciando il tubo del gas. I giovani hanno prima tentato di spostare la vettura, una vecchia decappottabile, poi sono fuggiti a piedi avvisando i residenti del pericolo incombente. In attesa dell'arrivo dei tecnici specializzati, un idraulico è riuscito a fermare la fuga di gas. La zona è rimasta a lungo presidiata dalle forze dell'ordine. Svolta nelle indagini sulla morte di una donna di 80 anni di Brienza, in provincia di Potenza, è stato disposto l'arresto per il figlio 42enne di Rene Lopardo, che ieri era stata trovata senza vita ai piedi di una rampa di scale del condominio in cui abitava. I sospetti sono subito caduti sul figlio, che viveva con lei, affetto da problemi psichici. Per gli investigatori è stato lui ad ucciderla, facendola cadere forse al culmine di un litigio per motivi non ancora chiariti. L'uomo era stato rintracciato in stato confusionale poco dopo il ritrovamento del corpo della donna. Newsline, filo diretto con informazioni.